Ciao a tutti ragazzi e buon lunedì. Allora, oggi video abbastanza veloce perché in questa pausa pranzo vorrei in realtà provare a completare un video che vorrei portarvi questa sera e riguarda come giocherà la Juventus di Massimiliano Allegri. Quindi tutti i moduli che potrebbero essere utilizzati da Allegri con un parallelo rispetto al passato, quello che abbiamo già visto, e cercando di entrare nella testa di Allegri per capire come ragionerà. Ed è un video un po' lunghino da editare, quindi mi devo mettere a PC per fare quello. Oggi facciamo invece una chiacchierata molto 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 veloce e andiamo ad analizzare alcune novità sotto il profilo della Juventus. Andiamo a focalizzarci sulla finale di Champions per prendere degli spunti di riflessione che possono portarci verso il futuro e andiamo ad analizzare due questioni lasciate in sospeso dall'anno scorso con cui concludiamo il ciclo relativo alla Juventus di Pirlo. Quindi iniziamo dalle notizie che ho letto anche su OneFootball. Vi invito a scaricarlo, è gratis, è qui sotto in descrizione, su iOS e Android, perché il calciomercato entra nel vivo, quindi ora bisognerà capire se Donnarumma sarà effettivamente un giocatore collegabile alla Juventus oppure no, si fa in questa settimana qua, se Locatelli arriverà davvero alla Juventus e, come vi dicevo, si decide il futuro dei tre attaccanti Dybala, Morata, Ronaldo. Quindi scaricate OneFootball, assolutamente. E proprio dagli attaccanti partiamo, perché la Juventus in settimana si ritroverà con i procuratori di Paolo Dybala per discutere del rinnovo dell'argentino e quindi la presenza o no di Dybala nella rosa della Juventus andrà a intaccare il video che ho fatto sui moduli. Quindi in settimana è previsto questo summit, che è un po' quello che vi dicevo nel video degli spoiler. Erano cinque trattative: Dybala, Morata, Ronaldo, Donnarumma, Locatelli. In questa settimana, in questi 10 giorni, si fa questo. Quindi Dybala lo sistemiamo. Morata invece sarà un giocatore della Juventus di Massimiliano Allegri 2021-2022. In settimana sono attese le firme con l'Atletico Madrid per il rinnovo del prestito di un altro anno, una soluzione che avevamo già discusso durante tutta la passata stagione. Io sono contentissimo della permanenza in prestito di Alvaro Morata. Poi vedremo se riscattarlo. In questo momento mi viene da dire che il riscatto forse è eccessivo perché le cifre sono particolarmente alte, ma se l'anno prossimo dovessero riuscire ad abbassare le richieste economiche dell'Atletico Madrid, sarebbe interessante tesserarlo, Alvaro Morata. Però bisognerebbe veramente pagarlo poco, poco, perché ad oggi le cifre per il riscatto sono molto alte. E invece su Cristiano Ronaldo vediamo, Giorgina ha detto che rimane, adesso vediamo un po' se sarà effettivamente così, non è proprio la voce ufficiale, però mi aspetto che Ronaldo dia disponibilità alla Juventus per capire se rimarrà oppure no nel giro di pochissimo. Quindi queste cinque trattative che avevo detto la settimana scorsa si focalizzeranno adesso. E soprattutto la Juventus arriva bene, che ha già lavorato in Ferrari. Io non ho esattamente capito cosa verrà a fare la Juventus, lo capiremo eventualmente durante il comunicato ufficiale, però l'organigramma societario della Juventus dovrebbe essere questo. E quindi permettetemi, signori miei, di dire per la prima volta arriva bene out, e magari qualcuno mi ha già superato, mi ha già auspidato, dico anche che Rubini out. Così mi porto avanti con i lavori, che tanto so che qua non passerà tanto prima di leggere anche questi commenti, quindi mi porto avanti. Finale di Champions, vinta dal Chelsea. Farò questo parallelo anche nel video dei moduli, perché l'ho già registrato, devo solo editarlo. E ha vinto una squadra con la difesa 3. Ha vinto una squadra con la difesa 3, cosa che non si era mai vista, probabilmente. Il Chelsea ha strameritato, ma proprio alla grandissima. Jorginho Kanté, centrocampo di livello, non gli avrei dato un euro a un centrocampo del genere per vincere la Champions League, non perché siano scarsi i giocatori, ma perché ci sono dei centrocampi molto meglio allestiti. Io, tra l'altro, ero convintissimo vincesse il Manchester City. Lo dico senza nessun problema. Ho sbagliato il pronostico. Però il Chelsea ha strameritato. Veramente strameritato. Ma sono contento per Jorginho, sono contento per Kanté, per Thiago Silva, per Tuchel. Sono veramente contento per tanti versi. Nonostante il Chelsea sia una delle squadre, se non la squadra in assoluto che ha speso di più nel mercato estivo dell'anno scorso. Quindi tanti l'hanno fatta passare come: ah sì, ha vinto i più scarsi, ha vinto quelli più poveri. No, non è vero. Chelsea è una squadra di Abramovich, un petroliere, un magnate, quindi togliamoci dalla testa che ha vinto i poveri. Non è assolutamente vero, ma ha vinto una squadra di giovani, una squadra allestita e partita con un progetto tecnico che era quello di Lampard, e cambiato in corsa con Tuchel, che arriva e fa vincere la Champions League al Chelsea, appunto lo riporta in Champions, anche in Premier League, arrivando al quarto posto, mi sembra. Quindi questo è il parallelo che avevano già fatto anche durante le semifinali: la continuità di Guardiola contro il cambio in corsa, il decidere di ripartire dal progetto del Chelsea di Tuchel e Lampard. Tra l'altro Tuchel è stato un signore, avendo fatto i complimenti a Lampard dicendo: se il Chelsea è qua è anche grazie a lui. Quindi veramente una bellissima cosa questa di Lampard, e spero che Allegri possa fare un parallelismo con Pirlo, dicendo che
alcuni giocatori come Kulusevski, come Chiesa, i primi impatti della Juventus come McKennie, per dei giovani. Spero che Allegri possa dare a Pirlo quel qualcosa, perché Pirlo sicuramente ci ha messo del suo per far crescere questi giocatori, anche la crescita di Rabiot, la crescita di Danilo, tutte le note positive che ci portiamo a casa da una stagione non proprio bellissima nella nostra testa, quella dell'anno scorso di Andrea Pirlo, ma ci sono dei punti che vanno assolutamente sottolineati, vanno dati dei meriti a Pirlo. Però come vedete la Champions è una competizione bastarda, non c'entra niente la continuità, non c'entra niente il ricominciare, non c'entra niente niente giocare con la difesa 3, la difesa 4, avere i super campioni del City, il gioco spumeggiante, un gioco di ripartenza, di aggressività come il Chelsea. Un anno vale una cosa, un anno vale un'altra, signori, se no vincerebbe sempre la stessa squadra. Il Real Madrid è stata la grande eccezione, 3 volte di fila la Champions League da parte di Zidane, quella lì è stata la grande eccezione, non è la normalità, l'abbiamo visto nell'arco della storia nella Champions League, sono stati gli unici nell'arco della Champions League, da quando si chiama Champions League, a vincerne 3 di fila. Poi tutti gli anni si è un po' cambiato, quindi l'unica cosa che puoi fare è provare a fare il mercato miglior possibile, poi fortuna, stato di forma, ci sono troppe variabili, quindi non è che è giusto continuare con un progetto o è giusto cambiare, è veramente è la Champions. Cosa voglio dire? È la Champions, come un po' anche il mondiale, questa cosa qua. Lo sappiamo, noi nel 2006 non partiamo come favoriti, poi lo vinciamo e siamo ancora qua che a distanza di 15 anni stiamo godendo per quella notte lì di Berlino. Quindi la Champions è questa cosa qua. E partendo da questo presupposto io voglio collegarmi ad Andrea Pirlo, perché sapete bene come la penso. Sono soddisfatto dell'arrivo di Massimiliano Allegri, sono anche dell'idea, sono stato uno di quelli che da Firenze in poi, da Fiorentina e Juventus di quest'anno, non ha cambiato idea. No. Perché nel momento esatto in cui mi vado a sbilanciare, vado a dire una roba così grave, così grossa e importante come cambiare la natura della Juventus, poi non si torna indietro. C'è gente che mi diceva, ci sei arrivato solo adesso a Firenze, e altri che mi dicevano, però guarda come è finita la stagione di Pirlo, quindi l'ha confermato. Secondo me, da Firenze cade la possibilità di andare avanti con Pirlo, contro il Milan addirittura pensavo potesse dimettersi, e poi finisce in un certo modo. Ma non è che se finisce in un certo modo allora cambio idea. Il momento esatto in cui mi vado ad esporre è perché secondo me, arrivati a quel punto della stagione, difficilmente mi farai cambiare idea. E veramente il Milan è stato il punto più basso. Però a fine dell'anno, se a Firenze secondo me non c'erano i presupposti, una piccola percentuale di apertura nei confronti di Pirlo ci poteva essere. Dico questo perché è giusto fare un po' un mea culpa, perché un po' ipocrita lo sono, sono sincero. Nel momento in cui arriva Andrea Pirlo, sono il primo a predicare pazienza, a dire ragazzi ci vuole pazienza, il primo, in assoluto. Poi quando durante l'anno arriva alle difficoltà, sono lì aggrappato ancora a Pirlo dicendo vediamo cosa fai. Secondo me da Firenze in poi si era perso completamente il polso della squadra, e vi faccio questa domanda: se all'ultimo secondo Petagna fa gol contro il Verona e ci condanna all'Europa League, il vostro giudizio su Andrea Pirlo cambia? Perché io nel momento in cui mi espongo con il Pirlo va cambiato, è perché credo che non dipenda più da noi, ma soltanto da una serie fantastica di incastri che potrebbero realizzarsi e che poi si sono incastrati. Quella storia dell'1% di Champions, che era un po' un meme, un po' per gufarmela, era anche un po' vera, perché metti che noi vinciamo 4-1 col Bologna, però il Milan vince con l'Atalanta, il Napoli vince col Verona, te sei quinto giustamente e devi star zitto, non ci entra a fare. Poi il calcio lo sappiamo, non è fatto con i sei, con i ma all'epoca non lo sapevamo ancora, non sapevamo come sarebbe andato a finire, e quindi poteva anche finire male. Io sono il primo, ripeto, ipocrita a dire questa cosa, perché nel momento esatto in cui scegli un allenatore che va a fare l'esordio in panchina devi accettare il rischio, devi accettarlo il rischio, e quindi probabilmente era molto giusto andare avanti con Pirlo, come probabilmente era molto giusto andare avanti con Sarri l'anno scorso. Sarri salta per un discorso di incompatibilità all'interno proprio della gestione umana delle persone, delle risorse di un'azienda. Succede in tutte le aziende, anche Paratici è un discorso che dopo 11 anni non si sta magari più bene insieme, come era giusto 2 anni fa cambiare Allegri, partendo da questo presupposto, perché adesso sto leggendo tanti che mi stanno dicendo no, però Allegri bisogna tenerlo 2 anni fa, allora potevi andare a... no ragazzi, 2 anni fa il ciclo di Allegri era concluso perché bisognava cercare di aumentare
di alzare l'asticella. E perché dopo 5 anni un allenatore può iniziare a perdere anche un po' il polso nei confronti della squadra. Alcuni giocatori potrebbero non essere più contenti di vederlo, o comunque bisognava rivoluzionare davvero la Juventus. Però ci stava, due anni fa cambiare Allegri ci stava, partendo da questo presupposto. Perché lo so che oggi che torna Allegri e dopo 2 anni di difficoltà in tanti magari stanno dicendo però abbiamo fatto l'errore a mandarlo via 2 anni fa. 2 anni fa, ma lo dice l'Allegri stesso, lo dice Agnelli stesso che poi lo va a riprendere. Bisogna sempre ricordarsi come era in quel momento lì, come bisognava ricordarsi quel Fiorentina-Juventus e quella sensazione di dire è un disastro. Non è che poi gli eventi ti portano a dire però sai abbiamo concluso che siamo in Champions, però sai siamo tornati ad Allegri. 2 anni fa era giusto cambiare Allegri e dopo Fiorentina-Juventus era logico e giusto aspettarsi un cambio in panchina. E dopo il Lione era giusto aspettarsi un esonero di Maurizio Sarri. Sono tutte cose che in quel momento lì è giusto aspettarsi. Poi se sono andati in un altro modo è un altro discorso, però sono il primo a dire di essere ipocrita, perché nel momento esatto in cui dico voglio cambiare Pirlo è perché perdo completamente la fiducia nella gestione di Andrea Pirlo, ma devo mettere in preventivo, essendo un allenatore giovane, che potessero esserci dei momenti di gravi difficoltà. Io mi aspettavo un Pirlo più pronto, ecco, alla fine della fiera riassumo la stagione in questo modo: mi aspettavo un Pirlo molto più pronto rispetto a quello che effettivamente abbiamo visto alla Juventus. E ci sta che non sia pronto, perché ripeto, la sua prima stagione da allenatore, ma nel momento esatto in cui me lo vai a mettere in panchina senza aver mai allenato, io mi immagino che nei confronti che ci sono stati tra Pirlo, Agnelli, Paratici, Nedved della società, Pirlo abbia dato la sensazione di sapere tutto, di avere una gestione incredibile. E quella stessa sensazione me la dà Andrea Pirlo alla sua prima conferenza stampa. Prima conferenza stampa di Andrea Pirlo da allenatore della Juventus, io rimango basito, perché comunicazione eccellente. E poi infatti pensare com'è finita la stagione, pensare a tante altre interviste di Pirlo che sono andate in là, cioè illogico, veramente illogico pensare a come si era partiti e come si è arrivati. E ripeto, sono ipocrita, perché bisognava probabilmente dare più fiducia a Andrea Pirlo. Io come la società, ma io capisco una società che dopo 2 anni di un po' così Allegri, Sarri, Pirlo non benissimo, tante spese di gestione, il Covid in mezzo, si voglia tornare su Allegri, che è sicurezza sul punto di vista professionale e anche economico, perché poi tutti questi ricominciare, ma basti pensare Sarri che arriva e gli fanno 2 anni di contratto più uno, Pirlo che arriva e gli fanno 2 anni, Sarri a 6 milioni, Pirlo 1,8 milioni, invece Allegri torna, le cifre ufficiali sono 7 milioni per 4 anni. Guardate la differenza in cui sono trattati Sarri, Pirlo e Allegri. 2 più 1 Sarri, 2 Pirlo, 4 secchi Allegri, con anche lo stipendio più alto dei tre. Quindi capite bene che la Juventus ora è sicura di Massimiliano Allegri, e 4 anni di Massimiliano Allegri significa che inizia a comprare giocatori per Massimiliano Allegri oggi, e che tra 4 anni ci si riguarda, ma questi giocatori devono crescere. Ed per questo un altro dei motivi per cui vi dico, secondo me Ronaldo non rimarrà alla Juventus, perché il ciclo di Allegri è destinato a durare 4 anni da contratto, e quindi la Juventus andrà a ragionare nell'ottica dei 4 anni, come doveva ragionare con Sarri e con Pirlo. Forse ci hanno dimostrato già col contratto di non essere proprio entusiasti né di Sarri né di Pirlo, e di essere invece certi su Allegri. Chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia lì, non sa quello che trova, Quindi è un po' un proverbio che riassume alla perfezione l'evento. Se avevo detto video breve, invece siamo già qua, che siamo sul quarto d'ora. Concludo con una piccola postilla e una cosa che mi devo togliere assolutamente da dentro, riguarda gli arbitri. Perché dopo quel Juventus-Inter ho detto, non ha assolutamente senso parlarne oggi, a 3 giornate di campionato dalla fine, perché per tutto l'anno è andato bene e adesso magicamente, perché c'è la Juventus in mezzo, non va più bene. Allora, io ve lo dico adesso che il campionato è finito, ok? Deve iniziare quello nuovo, non c'è ancora stata la campagna acquisti, non ci sono ancora stati gli europei, ve lo dico oggi. Come è gestito oggi il protocollo VAR mi fa schifo. E non voglio la gente che se ne accorge solo a intermittenza quando fa comodo. Oggi tutto la gestione del protocollo VAR è sbagliato. Quindi andrebbe cambiato oggi, col campionato ancora da ricominciare, dare una direzione arbitrale giusta, far capire agli arbitri come devono arbitrare, il metro, se possono giocare, se non essere fallosi, quando fischiare i falli e soprattutto quando intervenire sul VAR.
ripeto, come è utilizzato oggi fa schifo. Anche il fatto che non si possa intervenire per il secondo giallo è una boiata. È una boiata, perché un'espulsione cambia le partite. E cioè, se ne sono dimenticati un po' tutti, sull'espulsione di Bentancur, che poteva toglierci dalla Champions League, se ne sono dimenticati un po' tutti. Ma il secondo giallo, andare a vedere il VAR per il secondo giallo, un'espulsione, è sacrosanto e bisogna farlo. Si perde tempo. Ma si perde tempo anche col VAR in questo modo, ci sono delle partite da 7 minuti di recupero, ma stiamo scherzando? 7 minuti di recupero e poi ci sono gli errori arbitrali, allora dammene 10 ma fammelo senza errori. E anche il chiaro evidente errore, allora non si può intervenire, no, sto cazzo, se l'arbitro sbaglia lo chiami, è lì apposta il VAR. Quindi sono tante cose che vanno sistemate, e ve lo voglio dire oggi, fine maggio, neanche giugno, fine maggio, perché poi non venga in mente dopo, solo quando fa comodo, perché c'è la Juventus di mezzo che usufruisce, tra l'altro per una parte della partita, di privilegi arbitrali, e dell'altra parte completamente di torti. Che questa cosa proprio non mi è andata giù, Questa cosa non mi è andata giù. E quindi, veramente, volevo concludere il discorso relativo a Pirlo e alla mia ipocrisia, e l'ipocrisia di tanti, anche della società, soprattutto della società, che sono quelli che hanno tirato fuori gli sghei, hanno dovuto fare un progetto e poi l'hanno cambiato. Ma io mi metto nella parte ipocrita e nella parte arbitrale, perché era doveroso fare questo discorso a fine campionato. Ora, ragazzi, basta, perché come vi dicevo devo andare ad editare quel video, quindi ci vediamo stasera, direi intorno alle 6 e mezza, 6 e un quarto. Ci vediamo tra poco, attivate la campanella così vi arriva la notifica. Pa.